E Pescara un solo cambio a centrocampo Tugnov dopo gli impegni in nazionale per Aloy, per il resto tutto confermato. Due novità nell'Arezzo: Trombini torna a tre pali, era stato titolare a Rimini nella giornata inaugurale. In attacco Guccione per lo squalificato Pattarello, un'assenza pesante per la squadra di Paolo Indiali, che aveva fatto molto bene per un'ora contro la Carrarese, almeno per un'ora ha tenuto testa la squadra che in questo momento guida la classifica del girone B, ma siamo ancora agli inizi della stagione. Il Pescara viene dall'ottima prestazione di Perugia, almeno per 70 minuti, partita terminata 1-1. Si comincia così, il Pescara sembra padrone della situazione. Ottavo minuto, palla indietro di Pierno per Merola, deviazione di Polvani, palla che termina di un soffio al lato, inquadrato Merola che sarà protagonista all'inizio, e poi Milani, c'è il rimpallo favorevole, entra in area, si sdraia il difensore dell'Arezzo, palla in mezzo a porta vuota, Tugnov fa gol. Siamo al decimo minuto nel corso del primo tempo, ci sono state defaianze da parte del reparto arretrato toscano, bravo Milani a proseguire l'azione, il suo incedere poi alza la testa, e questa è la cosa più bella che fa per Tugnov, che a porta vuota fa gol e sblocca il punteggio. Tugnov che lascerà il campo al 37esimo per infortunio, poi la gran palla di Accornero per Merola, dopo due minuti il raddoppio del Pescara, interno sinistro, nulla da fare per il portiere Trombini, la grande qualità di Davide Merola, il primo gol in questa stagione, lo si aspettava dall'inizio del campionato, insomma era stato anche sollecitato dallo stesso tecnico Boemo, e ripaga la fiducia dell'allenatore, 2-0 dopo 12 minuti, poi c'è questo tentativo ancora dei biancazzurri con Cupone che viene contrastato sempre da Polvani, ma piano piano risale la corrente, la formazione toscana, c'è un tentativo di Bianchi, classe 2003, regista della formazione avversaria, 4-2-3-1 e poi il pareggio, autogol di Mesic, però entrano troppo facilmente i giocatori dell'Arezzo in area, 1-2 tra il numero 19 Iori e Gucci, palla in mezzo nel tentativo riuscito di anticipare Mavuli, Eklu, Mesic indirizza alle spalle di Plizzari, sfortunato Mesic, dunque 2-1, si riparte, siamo ancora nel primo tempo, nella fase finale del primo tempo, con questo tentativo su punizione che viene neutralizzato dal portiere Plizzari. Ripresa sul corner battuto da Settembrini, si coordina alla perfezione Gucci, Niccolò Gucci, classe 1990, ex attaccante della Vis Pesaro, al secondo gol stagionale, al secondo gol in campionato, bello il cross, però insomma troppo passiva la difesa della Pescara che perde i riferimenti, grandissima però la conclusione al volo sotto l'incrocio da parte di Gucci, 33 anni, 2-2, poi ancora attenzione al 60esimo, lo stesso Gucci con la parata di Plizzari, dunque l'Arezzo spaventa ancora i biancazzurri, dopo la rete del pareggio ci vuole tutta la bravura di Plizzari che sarà protagonista nella parte finale del match, il gol di Cangiano, entrato in corso d'opera, la prima rete per il 2001 con la maglia biancazzurra, è entrato al posto di Accornero, il cross perfetto di Pierno e poi il colpo di testa preciso di Cangiano, dunque 3-2 Pescara al 70esimo, e poi ancora Milani in sospetta posizione di fuori gioco, viene servito da Pierno, bravo il portiere avversario, così come emulato da Plizzari sulla conclusione dell'ex Fabio Foglia, poi c'è il fischio dell'arbitro, bravissimo Plizzari in questa circostanza, siamo al 93esimo, Cupone per Vergani, entrato proprio al posto di Cangiano, viene circondato da diversi avversari e l'ultima opportunità che non vedremo è proprio a disposizione di un giocatore dell'Arezzo, vale a dire di Castiglia, e c'è stato il duplice miracolo di Plizzari, purtroppo non ve lo possiamo mostrare, non per colpa nostra, e comunque Pescara batte Arezzo 3-2.